Porteremo anche con noi un esperto di calcio, perché noi non siamo esperti di calcio se non con la passione, cioè ho una passione da Ecco, un bambino dirigente. e voglio conquistarla da grande, non Un l'ho potuta fare dirigente. da ragazzo, la faccio da Ci può grande, fare il ecco. nome? Tanto lo Sì, vedremo? Giuseppe Accardi. Ok, perfetto. Dottor Santarelli, Sì, sono Babba sempre. Santarelli, i dottori non ce l'avete lì a studio, loro sono dottori. Senta, volevo dirle anche Bene. che noi del comitato siamo in Sì. contatto con il signor Marcaccio, che è l'ex direttore sportivo del Perugia. E potrebbe essere utile, io credo, se vuole lo possiamo mettere in contatto per avere una panoramica anche per valutare la rosa del Perugia. Perché lei, acquisendo all'asta la società, acquisisce pure i tesserati del Perugia, che Ecco, sono. questo è un altro argomento che domani discuterò con Beppe Accardi. Ecco, e se Ho lei un mio vuole, pensiero e ne voglio discutere con lui. ripeto, se lei vuole, possiamo metterla in contatto con l'ex direttore, con l'attuale direttore ancora in carica, direttore sportivo del Perugia, che credo che possa dare ulteriori Guardi, importanti credo, informazioni. esatto, ringrazio di Perfetto. questa sua informazione, però credo che sia serio prima acquistare. Dopodiché si può fare la corsa contro il tempo. Potrebbe essere inutile far perdere il tempo al direttore sportivo, andare a parlare di calciatori, quando poi non, ancora non si è, come posso dire, ancora non si è acquistata. Sarebbe un passeggiare e far perdere tempo alle persone. Non ne ho voglia io, non intendo far perdere tempo a nessuno. Senta, che cosa vuole sentirsi dire dal sindaco? Una bella domanda. Nulla di particolare, voglio garanzie sull'aspetto, io voglio capire, come posso dire, io non voglio progetti, cittadelle dello sport, non interessa. Se il sindaco un domani vuole proporre queste cose, probabilmente ne possiamo parlare, altrimenti io non voglio chiedere nulla, voglio lavorare tranquillo e non voglio che le istituzioni, se noi lavoriamo bene, non vogliamo essere disturbati. Io penso che in questo momento troverà le condizioni ideali per sviluppare Guardi, questo ho tipo di trovato scuola. il sindaco di una squisitezza e di una serenità assoluta, magari l'avessi trovato in altre realtà. Non ho problemi a dirlo perché l'ho detto in modo molto chiaro a chi di dovere, quindi non ho peli sulla lingua, purtroppo. Senta, se non sono indiscreto, posso chiederle la sua storia, perché so che la sua avventura, la sua esperienza di imprenditore parte dalla nostra terra, no? Beh, diciamo no, io ho parenti che sono lì di Spoleto, io ero da ragazzo, venivo sempre lì, nelle loro campagne, nelle loro cose, i miei parenti sono tutti romani in parte, e in parte sono di Spoleto, città favolosa, serena, tranquilla, io da ragazzo sono cresciuto abbastanza bene lì, insomma, ecco. Senta, Niente di che, poi la mia storia di imprenditore l'ho fatta qui a Roma. andiamo nel campo dell'ipotesi. Qualora riuscisse a chiudere questa operazione, come se lo immaginerebbe il suo Perugia? Guardi, le devo dire una cosa, sono una persona molto sensibile e avete aperto la vostra trasmissione con uno scenario, come posso dire, di tristezza. Sarebbe bello cancellarlo questo momento, non è bello né Sentito, per il mondo mi del piace calcio, sentendola. penso, e né per i tifosi. Però il nostro obiettivo era scuotere le Ricordo coscienze. il grande Materazzi, Miccoli, non mi ricordo il nome Fabio del Grosso. volante. Bei giocatori, insomma, quindi è un peccato, insomma, un peccato. Noi in quelle immagini abbiamo voluto rappresentare la storia del Perugia, Sì, tra no, un pizzico di capisco. tristezza per quello che stiamo vivendo, ma anche Esatto. con la gioia di rivedere ed emozionarci per certe immagini, perché sappiamo che cos'è la storia del Perugia. Sì, ripeto, è stato un momento così triste valutarlo, no? Per quello che l'immagine spiegava. E sarebbe bello che io riuscissi a prendere possesso di questa squadra e poter fare un qualcosa di positivo. Sono istintivo, sono sensibile e quindi perché no? Gioire per i sacrifici che magari vado a fare, insomma, Senta, coinvolgere i miei dipendenti, insomma, in sostanza.
Senta, le chiedo, qualora l'incontro fosse positivo e lei ricevesse sensazioni positive rispetto a questa situazione, quale sarebbe il passo che dovrebbe fare successivamente? Deciderà in prima persona oppure dovrà valutare insieme ai suoi collaboratori quale sarà la procedura? Noi nella società decidiamo sempre tutti insieme. Infatti domani saremo tutti presenti. Ah, verrete tranne tutti? Uno di noi che è presente, ma è lì domani mattina per altre cose sue personali, ma sarà presente lo stesso. Quindi sarete tutti a Perugia? Tutto il CDA, sì. Quante persone? Siamo noi quattro. Quattro persone più Accardi? Sì, esatto. Cinque persone? Salvo imprevisti, mi auguro di no, perché sa com'è. Certo. Luca, l'ultimissima domanda, poi la ringraziamo e chiudiamo. No, non è una domanda, è una promessa. Non ci sono problemi, io sono qui a disposizione, lo sono stato sempre sia con quelli di Reggio che con quelli di Modena. No, e anche in questi giorni non nascondo che mi state massacrando, vorrei trovare più il tempo per valutare, riflettere e invece rispondere al telefono, ma non è una scortesia, non ho 3 mesi davanti, quindi... No, signor Santarelli, volevo dirle una cosa, questo lo diciamo a lei, lo diremmo a chiunque avesse il coraggio a questo punto di acquistare il Perugia. Le garantiamo il massimo appoggio nella campagna abbonamenti. Faremmo del tutto, ma proprio del tutto, noi del comitato, e sono sicuro che mi seguiranno tutti i tifosi, per aiutarla anche da quel soprattutto da quel punto di vista. Ma questo è un bel messaggio, io la ringrazio. Mi auguro di non, come posso dire, di non guastare le aspettative, però tengo a precisare, non vengo a vendere sogni, sono una persona che valuta attentamente ogni passo, non ho mai sbagliato, non voglio sbagliare oggi, tutto qua. Sì, sentiamo Moreno Castellani di Perugia Sportiva. Sì, prego, non c'è problema. Grazie. Una domanda secca, un sì o un no? È vero che lei fra ieri e ieri l'altro si è sentito con Torello Laurenti che aveva intenzione di presentarsi? Sì, esatto. Mi ha raggiunto telefonicamente, avrà ricevuto il numero da qualche giornalista, non so cosa, non c'è problema. Mi ha contattato però non il dottor Laurenti, ma il suo legale. E voleva propormi di entrare al 50% con questa situazione, ma non è nel mio stile fare le società al 50%, perché oggi le società al 50% si sono quasi tutte estinte.